ragazzi, allora finalmente torno con un video. È da un sacco che non giro video, ma sono stata via per lavoro, diciamo. Ho lavorato come assistente bagnanti 3 settimane in un hotel in Centro Selinone, quindi non mi sono portata macchina fotografica, treppiede, tutto. Anche perché non avrei avuto tempo per registrare, caricare, editare un video. E quindi sono tornata e nonostante adesso partirò per l'Africa, perché parto fra 2 o 3 giorni, volevo fare un video giusto per farvi sapere che sono ancora viva e torno con un video haul, perché ieri sono andata in centro a Brescia a fare shopping e ho preso un montone di roba e tra l'altro non è finita perché ce n'è ancora un po' di in terra. E quindi niente, cominciamo subito. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere sono le cose che ho preso da H&M, perché ho 2 sacchetti diversi, perché questi sono capi prodotti che ho preso nell'H&M nel centro commerciale a Freccia Rossa. Però non mi piace molto come negozio quello lì, perché non è fornito, le cose non sono esposte come mi piacciono a me, belle ordinate, è un po' disorganizzato, non mi piace molto. Però sono riuscita a prendere qualcosa. E poi questo è roba che ho preso in un H&M che c'è in centro, non solo a via, perché io non sono di Brescia. Però comunque sono cose che ho preso in 2 H&M differenti. Allora, il primo è questo qui, e ho preso giusto 3 cosine. Ho preso allora questa camicia qui smanicata che volevo da un decennio, ed è praticamente questa nera, molto bella, l'ho pagata tra l'altro pochissimo, non era cara per niente. E ho preso questa qui nera con i bottoncini fatti con delle borchette argento, ed è qui sul collo leggermente trasparente. Poi vabbè, giù è sempre tessuto molto leggero e semi trasparente, però non è trasparente come questa parte qui, e è molto 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 carina. È piuttosto lunga, io ho preso una M e l'ho pagata 12,95 euro. Poi ho preso un altro capo e ho preso un maglione, maglioncino molto leggero, molto molto carino. La particolarità è che sono dei fili intrecciati bianchi, color panna e verdi, ed è veramente veramente carino per fine estate, inizio settembre, perché comunque è un tessuto un po' pesante per questo periodo. Però per settembre o se no maggio, aprile, secondo me è l'ideale. Ed è così, ha la particolarità di avere sul bordo tutte queste righettine anche sulle maniche, e poi dietro ha la cerniera. E questo l'ho pagato un pochettino, l'ho pagato 24,95 euro e ho preso una M, però mi piaceva molto, ho deciso di prendere. E poi ho preso una cover per il telefono, che tra l'altro suora, ed è questa qui, molto carina, con tutti i brillantini. Io avevo tipo le Superga fatte in questo modo e mi piace veramente veramente tanto. L'ho pagata pochissimo, 4,95 euro, e l'ho presa nera, c'era anche bianca o argento, adesso non ricordo, però io l'ho presa nera perché il mio iPhone è nero e secondo me era quella che ci stava meglio, quindi ho preso anche un'altra cover. Poi, passando al secondo H&M in centro a Brescia, ho preso altre 2 o 3 cosine. Ho preso questi shorts qui, liscissimi, semplicissimi, neri, che ho pagato tra l'altro pochissimo, 9,95 euro, e ho preso la 38 perché già la 40 mi stava parecchio larga, e sono questi qui. Li ho presi per abbinarli sia la camicia nera sia ad altri capi che ho, e sia un altro maglioncino che ho preso nel secondo H&M che ho visitato. E sono questi qua, liscissimi, molto, molto semplici, però molto carini, mi piacevano molto. Poi ho preso il maglioncino a cui abbinerò appunto questi shorts. Dove posso appoggiare questa cosa? Ho preso questo maglioncino qui, anche questo ha fili intrecciati, questa volta grigio scuro, marroncino scuro con bianco, e ha il collo molto 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 largo, infatti c'è il filo per non farlo cadere, però io non so se tenerlo, forse lo taglierò. E l'ho pagato 12,95, questa è una M, ed è molto carino, ha maniche lunghe, è più leggero rispetto a quello verde e bianco, però mi piaceva un sacco come mi stava indosso, e quindi ho deciso di prenderlo. Poi ho preso un po' di
accessori, finalmente, perché allora vi spiego, io ho un po' questa fissa degli accessori. Non riesco a prendere accessori troppo lavorati. Per esempio gli anelli con le croci, che a me piacciono, comunque mi piacciono vederli indossati da altre persone, indosso a me non mi piacciono per niente e quindi non li prendo mai. Voglio sempre degli accessori semplici, facili da abbinare, non troppo elaborati, come per esempio gli accessori di Bijou Brigitte, bellissimi, non metto in dubbio, però a me non piacciono perché poi mi stufo, mi piacciono magari all'inizio e poi alla fine mi stufo, non so mai a che cosa abbinarli. Invece da H&M ho trovato degli accessori decenti e molto basic e ho preso questi anelli qui, che tra l'altro volevo da una vita perché li avevo visti su ASOS e costavano molto di più, tipo sui 10-11 euro, e invece poi li ho trovati anche da H&M, li ho pagati 4,95 e sono tutti anelli oro di metallo dorato, e sono tre anelli a fascia larga, tre anelli a fascia un po' più stretta e poi tre anellini fini, e mi piacciono un sacco perché sono semplicissimi e abbinabili a qualsiasi cosa. E poi ho preso un altro accessorio che va molto 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 in questo periodo e ho anche indosso ora, ed è praticamente questa catena qui. Ne avevo viste molte, ne avevo viste alcune su altri video, magari prese da Romwe, più leggere, in plastica. Io ho preso questa qui perché è in metallo e mi piace un casino, è molto 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 bella, e l'ho pagata, se non erro, 7,95 euro. Non ho più lo scontrino perché la sto indossando. Poi sono andata da Stradivarius e ho preso soltanto un vestitino che però mi piaceva molto, ed è questo vestitino qua, molto carino per l'estate, secondo me è l'ideale. Questo vestitino qui, che ho intenzione di portare in una maniera allucinante perché è bellissimo, mi piace un sacco la fantasia, fa molto fantasia africana, poi dietro ha la cerniera, i lacetti sembrano quelli dei reggiseni, infatti sono regolabili, e mi piace un sacco, è piuttosto leggero, qua sotto ha il doppio strato, mi sembra, sì, anche la gonnellina nera, e mi piace un sacco, mi piace un casino. Poi ha questo laccio che va allacciato a vita alta, quindi segna bene il punto a vita alta, e l'ho pagato 29,95, abbastanza caro devo dire, e ho preso una M però. Cioè sì, c'era anche la S e la L, questo qua era quello che mi stava meglio. Io di solito vado sempre sulle M per quanto riguarda vestiti e magliette. E mi piace molto. E tra l'altro nel secondo H&M che ho visitato ho incontrato due ragazze che mi seguono su YouTube, Monica e Sara. E è stata una cosa un po' strana veramente, perché io stavo uscendo dai camerini, loro invece stavano entrando, comunque erano lì. E quando mi hanno vista hanno cominciato tipo a urlare, ridere, una cosa strana. Io all'inizio non riuscivo a capire. Poi però mi è venuto in mente che mi avevano detto che forse ci saremmo incontrate, solo che non ci speravo perché alla fine Brescia è grandissima, è un po' difficile non incontrarsi se non si dà appuntamento. E invece poi ci siamo viste, ci siamo conosciute, ci siamo presentate. È stata una cosa molto veloce perché io ero agitatissima, loro anche. Non abbiamo neanche fatto delle foto, che però la prossima volta se ci rincontriamo, e sono sicura che ci rincontreremo, la foto ci sta alla grande. E quindi niente, è stata una cosa stranissima, però mi ha fatto molto molto piacere incontrare due ragazze che mi seguono, e quindi le saluto, ciao a tutte e due, e niente, proseguiamo con il video. Sono passata anche dalla Gardenia perché l'ho vista, ho detto cos'è questa profumeria enorme, e allora sono voluta entrare, ho preso giusto due cosine visto che ero lì e visto che ci passavo, e ho preso due cosine della Essence che magari non mi cadono. E ho preso il Lash & Brow Gel Mascara, che ormai uso da un sacco di tempo, mi ci trovo strabene, non ho intenzione di prenderne un altro di qualche altra marca, quindi va bene così. E l'ho pagato soltanto 1 euro perché c'era lo sconto del 40% e nemmeno lo sapevo. E poi ho preso il mascara, che è il mio preferito in assoluto, è l'Obe Extreme, io mi ci trovo da Dio, e quindi continuo a riprenderlo perché l'ho finito. E questo l'ho pagato 3,29 euro e mi piace da morire, davvero. È il mio mascara preferito, mi fa un effetto alle ciglia spettacolare veramente. Poi sono stata alla Coin e anche qui ho preso giusto tre cosine, e ho preso la cipria e volevo la Fix & Matte, solo che non l'ho trovata né alla Gardenia né alla Coin, e mi sto disperando perché non vorrei che l'avessero messa fuori mercato, e se la mettono fuori mercato giuro che io vado a fare sciopero e protesta all'azienda della Essence. E quindi ho preso la Pure Skin, la Anti-Spot Compact Powder, la 01 Bash,
E vabbè, adesso la proverò, vedremo. Cioè, sinceramente non ci credo molto al fatto che non mi facciano uscire i brufoletti, però, oddio. Cioè, adesso ormai la mia pelle è abituata ad avere il make-up addosso, quindi non mi dà più sfoghi, eccetera. Però, che sia pure skin. Poi ho preso il... questo lo volevo da un botto di tempo, il bronzer della linea Sun Club per le brunettes, ovviamente, perché io ho una pelle abbastanza scura quando mi abbronzo, ed è questo qui, mi piace da morire, non l'ho ancora provato perché non lo voglio rovinare, però mi ispira un casino, e ho preso il 02 Miami Heat, e tra l'altro, ok, che mi sono sporcata il naso, oddio, speriamo di no, e tra l'altro ha una profumazione buonissima, mi piace un sacco. Ed è l'All Over Shimmer for Eyes, Face and Body. E lo volevo da un sacco di tempo e sono contenta di averlo preso. Poi sempre di Essence ho preso uno Stay Matte perché mi ispiravano un casino, solo che non li ho mai presi perché non ci ho mai fatto caso. Poi vedendo un po' video su YouTube di molte ragazze che ne parlavano molto molto bene, ho deciso di prenderne uno. Ho preso lo Stay Matte Lip Cream nella tonalità 03 Soft Nude, che tra l'altro è suo anche ora, e mi piace un casino veramente. E infine ho preso uno smaltino della Essie, perché ormai siamo sempre lì, e ho preso questo qui, il Lady Godiva, che è tipo un marrone scuro cioccolato che ho su, tra l'altro anche ora, e è bellissimo veramente, mi piace un casino, coprete già dalla prima passata, ovviamente senza sbrilluccichini perché sono gli smalti che preferisco, ed è veramente 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 buono, mi piace un botto. Poi ho fatto un salto da Kiko e ho preso anche qua giusto due cosine perché le avevo finite e mi servivano. E ho preso il Full Coverage Concealer nella tonalità 02, l'avevo già preso anni addietro, quindi l'ho ripreso perché mi ci sono sempre trovata molto bene. E tra l'altro ho scoperto che adesso lo vendono molto più caro, perché quando l'avevo preso io, un anno e mezzo fa circa, l'avevo pagato 5,90€ a prezzo pieno, e invece adesso lo fanno pagare 7,50€. Però mi stupisco perché comunque la qualità penso sia sempre la stessa, non è cambiato nulla, quindi che senso ha rincarare i prezzi? E poi ho preso un top coat, il Nail Care Gel Look Ultra Glossy Effect Top Coat, ed è il numero 103, e l'ho pagato 2,50€. E infine, ultima cosa ma non per importanza, sono stata da Lush. Allora, la mia storia con Lush, la mia relazione con Lush è piuttosto strana, nel senso che io entravo nella Lush di Brescia, che tra l'altro ha un buco, cioè saranno 2 metri per 1, e quindi ci sono tutte le cose ammassate, non sai da che parte girarti per comprare dei prodotti, e quindi io entravo alla Lush, la commessa manco mi salutava, non mi diceva niente, ciao, ti serve una mano, niente, quindi io non sapendo da che parte cominciare, me ne andavo senza comprare niente. Invece ieri sono entrata per la millesima volta, la commessa molto 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 carina e gentile m'ha visto, m'ha chiesto se avevo bisogno di qualcosa, e io me l'ho fissata su Copacabana, che è un burro scrub, un burro idratante ma che fa anche da scrub, adesso non ve lo sto a aprire perché comunque lo conoscerete sicuramente. E la ragazza me l'ha consigliato, mi ha spiegato e tutto, io ho preso la confezione grande perché comunque è quella più conveniente, e l'ho pagata, non lo so, aspettate, forse c'è scritto sullo scontrino, spero, sì, 17,90€, no, non è vero, 8,95€, sono 90 grammi, e lo voglio provare assolutamente perché mi ispira un botto. E poi ho preso, visto che la ragazza mi ha parlato molto dei miei capelli, in questo periodo le punte molto secche, devo fare assolutamente qualcosa, allora mi ha consigliato di prendere una crema idratante per capelli, e si chiama Creme Tempestose, ed ha un odore che è la fine del mondo, un profumo allucinante, fiori d'arancia, cocco, gelsomino, una cosa orgasmica, e niente, l'ho voluta provare, l'ho pagata un po' questa, 17,95€, e vedremo, una crema idratante per capelli. E tra l'altro la ragazza molto 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 gentile mi ha dato una provina di shampoo, il Big, che penso sia con sale marino, credo, e mi ha dato proprio una provina giusto per provarlo, e vedremo anche questo com'è. E niente, questi erano tutti i prodotti che ho preso in questo super mega shopping che ho fatto ieri. Sono molto contenta di tutti i prodotti che ho preso. E niente, adesso partirò fra mica tanto, fra qualche giorno. Devo ancora preparare le valigie, sono stra indietro.
e non so, sarà molto faticoso riuscire a caricare soprattutto video su YouTube da là, come vi ho già spiegato l'anno scorso. Farò video come ho fatto anche l'anno scorso e niente, ci rivedremo, spero più avanti, e se non ci rivediamo a settembre, e in caso vi auguro buone vacanze se andate anche voi in vacanza da qualche parte. E grazie mille per i 1700 passa iscritti, perché sono veramente veramente tantissime, sono stracontenta. Io non so come fate a seguire una come me, però sono veramente 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 molto fiera sia di me che di voi, sono molto soddisfatta. E niente, ci vediamo al prossimo video, un bacione a tutte.